Rapporto tra amanti. Lui è sposato e io no. Siamo stati insieme. Lui diceva che tornava e che è stato veramente bene a letto con me. Ma io gli ho mandato tanti messaggi. Quindi, primo errore, mandare tanti messaggi al ragazzo. Ragazzi, ormai lo sapete, ragazze, lo sapete. Completamente sbagliato tartassare una persona di messaggi, a prescindere, pure se tuo marito è sempre una stronzata, figuriamoci con l'amante. Dice, poi non rispondeva, chissà perché non rispondeva. Dice, oh, poi una mia amica gli ha scritto chiedendo perché non mi rispondeva, cioè peggio ancora, nel senso, se un ragazzo non ti risponde, il tuo amante, chiunque sia, e tu l'hai tartassato di messaggi, lui non ti risponde, tu che fai? Mandi l'amica a chiedere perché non ti risponde, così peggiori la situazione. No. E lui ha incominciato poi a corteggiare lei, quindi ha approfittato di questa ragazza, cioè proprio ti sei auto fatta colla, autogol. Dice, io mi sono arrabbiata, gli ho mandato uno screen di un SMS dove diceva di lei bla bla bla. Lui, non leggo il resto per la privacy, dice, lui mi ha risposto dicendo che voleva espandersi ovviamente a livello fisico. E io ho detto che questa cosa non esisti. Tu dici che lui stava scherzando? No, io penso che lui sia eccessivamente sicuro. Cioè, quando un uomo scherza fisicamente e ci prova con le tue amiche, è eccessivamente sicuro di averti in pugno. È una cosa che io facevo quando frequentavo una ragazza, per esempio, no? Quando avevo 20 anni, 21 anni. Magari frequentavo delle ragazze in quel caso e mi piacevano pure le amiche. Che facevo? Non è che stavo là e tipo, ok, non scherzavo e non flirtavo con le amiche, no, lo facevo davanti alla ragazza perché ero così sicuro e così sfacciato che non mi interessava di perderla, cioè sapevo che lei dopo 2 giorni mi avrebbe lasciato se avessi fatto una cosa del genere, lo facevo comunque perché non mi interessava. Quindi il fatto che lui ci abbia provato spudoratamente con la tua amica non solo implica che la tua amica ovviamente magari non è proprio una grandissima amica perché non si sa come si è posta e vabbè, ma implica che lui è strasicuro di te, quindi è super sicuro del fatto che tu cadi ai suoi piedi, quindi cadi alle sue labbra, e questa cosa non ti porta da nessuna parte, anzi danneggia solo il tuo rapporto, la tua relazione, quindi non vai lontanissimo. La soluzione qual è? È quella di capire che cosa puoi avere quando una persona fa l'amante, cioè quando lui fa l'amante, cosa puoi avere dalla vita e dalla relazione? Sicuramente solo il sesso, ok? Quindi non credo che scherzasse, perché se questa cosa per esempio si fosse verificata e ci fosse stata la possibilità di fare qualcosa a tre, sicuramente l'avrebbe accettato e non sarebbe stato un problema. Ci ho detto a lui che non voglio vederlo, ho fatto bene. No, non hai fatto bene, perché se tu vuoi un amante e poi sentimentalizzi, non hai capito bene il ruolo dell'amante, quindi non hai capito bene come funzionano i rapporti fra amanti. Cioè se tu frequenti un ragazzo e fa l'amante, eccetera, non hai capito niente se pensi che la cosa possa svilupparsi in amore. Ok? Cioè, sei proprio fuori strada, fuori barile. Se mi scrive di nuovo, che cosa devo scrivere? Andare avanti e fare finta di nulla o fargliela pagare? Devi fare quello che vuoi. Cioè, nel senso, è una domanda che non ha una risposta. Cioè, cosa devo fare? Sapendo quello che ti ho detto, ci vuoi ancora stare insieme? Se la risposta è no, non devi scrivere, non devi rispondere, trovare un altro ragazzo. Se la risposta è sì, invece, e hai intenzione di creare qualcosa di fisico con lui, qualcosa di interessante, allora la risposta è sì, bene, ok. Gli rispondi semplicemente che potresti essere libera nei prossimi giorni e gli fai capire che lo vuoi vedere per fare sesso, non per altro. Questo è il modo giusto di conoscere un amante e di corteggiare, tra virgolette, di fare leva sul sesso con l'amante perché l'amante risponde alle leve che sono quelle, cioè la fisicità, il sesso, l'intimità, lo stare insieme. Altre leve sono veramente inutili. E se tu gli fai capire che sei strapresa di lui, sentimentalmente presa, dicendogli che vuoi che ti risponda e tartassandolo di messaggi, quindi non facendo quello che ti consiglio, vita breve, non si va lontano. Mi dispiace perché questa è una condizione che vedo verificarsi sempre. Molto spesso voi vi lasciate andare, tartassate, spaccate le palle all'uomo con i messaggi e poi pensate in qualche modo questo possa in qualche modo essere responsivo, questo non accadrà, non sarà responsivo, non si espone, non ti dice nulla e la cosa finisce lì, il che è un vero peccato. Ok, quindi cerca di capire qual è il ruolo che vuoi dare all'amante, non puoi pensare di creare amore in un rapporto fra amanti.